Adesso... Oh, però! A me... Adesso metto in te il lapsi, Eleni. Sì, non parlare no, adesso. Faccio vedere l'ultima parte. Finisci dopo di sistemarti. Insomma. Allora, ragazzi, abbiamo scoperto una brutta cosa. Non va veramente più. Cioè... Mamma, io direi basta. Ho un problemino. Non va più via. No, io sto a casa da scuola. No, sto a casa da scuola. No, veramente sto a casa da scuola. Ciao a tutti. Lei Dami e lei Olli. E benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostreremo due trucchi per Halloween che speriamo vi siano d'aiuto nel caso non avreste idee sul come truccarvi. Ma prima di iniziare il video iscrivetevi al canale cliccando qui sotto la campanellina per attivare le notifiche, e alla fine se vi è piaciuto il video mettete un bel like. Ed ora trucchiamoci. Allora, io disegnerò un ragno qui sull'occhio. Io invece mi pitturerò tutta la faccia bianca e farò un pagliaccio. Allora, io ho sistemato, qua metterò un po' tutto ombretto siccome non ho, cioè non riesco molto bene. Comunque ragazzi, ora per me è... Ma posso sistemarti solo no, un attimo? No. Per favore. No, scusa. Voglio sistemarti solo qua. No, è già tanto ci ho fatto bene. Per favore. Vediamo, sasso, carta, forbice. Chi arriva prima a tre? Se arrivo prima a tre io ti sistemo, se no no. Sasso, carta, forbice. Uno. Uno te, tieni uno. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Ho te l'ho vinta. Allora, sistematelo da sola, cioè... Sistematelo un po' te qua. Cosa? Qua c'è il buco. Scusa, ma non è vero. Allora, diciamo che siamo più o meno allo stesso punto, perché io devo fare un attimo le ombre e i punti luce. Invece Demi deve fare un po' il sangue e poi cosa? Il collo? Ci mette poco anche. Basta che ci concentri, perché il collo è fondamentale. Dice. Perché ragazzi, mi sono un attimo un po' sistemando la stiglia. Allora, io adesso con un ombretto, nice. Questo qui, era di una palette che avevo, vado a fare un po' ombrettino qui. E vado a farlo passare pure da qua sotto. Ok, allora disegno di nuovo questo. Nice. Precisa. Questo piano, né? Perché se dopo ti conviene ripassarlo, ma fallo bene, preciso. Dammi, ma che se è ancora meglio. No, deve essere bello preciso. Dammi tu che meglio, che piacere. Questo, però cancellatelo quello. Fatti no. Tutto il collo di nuovo. No, che schifo. Ma stai zitta. Olimpia, guarda che è così, non proprio così. Dopo ti metti un po' di sangue anche lì, vero? Certo! Ah, ok, allora va bene. Allora, io ho fatto passare qua sotto anche ancora un po' di ombretto grigio, abbastanza scuro, che è anche un po' brillantinato. Non si nota molto, nice. Però. Allora, adesso, con un po' di struccante, vado a pulire bene bene il pennello, perché voglio usare il grigio, ma il pennello deve essere ben pulito. Nice. Allora, ho pulito abbastanza bene il pennello, e ora andiamo a fare col nostro grigio, un pochino, mi raccomando, ne ho preso un quintale, un po' le ombre. Chi è che ha mosso questo? Boh. Ha fatto sua formaggio. Questo sangue deve essere liquido. Allora, l'ombra sta scendendo abbastanza okay. Leggera, quindi vado a ricalcare un pochino, ma non troppo. Ma ragazzi, provo a usare sta roba. Che... Cioè, uso. Ok, non so se si capisce molto bene, ma sto facendo l'ombra. No, quello non puoi usare, ma cosa lo usi? Questo è per un'altra roba. Non è neanche sangue. Lo sai, per un'altra roba quello. Ma ne... no. Fra poco lei mi va a utilizzare cose che non deve neanche utilizzare. Benissimo. Fra poco potrebbe utilizzare la Nutella per fare l'eyeliner. È capace. Allora, io sto procedendo con l'ombra. Ragazzi, questo, no, cosa qua, io ho paura.
Dammi, svuotami poco poco. Ah! Olivia, se ne manca una goccia. Ah! Oh, basta, basta. Oh, wow, wow. Mi sembra veramente sangue vero. È vero. Non è, è tipo sangue vero, ma. Cioè, è tipo finto. Sangue finto, ma vero. No, scherzo. A questo punto facciamoci pure le occhiaie. Allora, adesso Dammi si fa. Bella, ma non fare solo di me. Non fare troppo io vicino agli occhi, perché secondo me se non ti va più gli occhi. Sì, ma non sempre nello stesso punto. Sì, ma non sono lì. Qua però, su qui la linea, non andare troppo in là, ok? Non ripassarlo troppo. Se no non so neanche. Si è fatto sangue, ragazzi. Allora, già finito probabilmente. Allora, adesso Dammi continua a fare tutto il suo sangue e io finisco le ombre. Insomma. Allora, ragazzi, abbiamo scoperto una brutta cosa. Non va veramente più. Cioè, ti prego. Ma vabbè, che è su base, quindi magari. Io prego per te. Lasciamo perdere. Io sto a casa da scuola. Caso mai metti un po' di fondotinta, ti dite tutto. Non ripassartelo troppe volte, allora. Allora, continuiamo con le ombre. Allora, l'ombra qui c'è. E devo dire che più o meno è quasi finito. Ma prima di andare a fare punti luce, così non rischiamo di spicchiarci le lenti, tagliare tutto, vado a finire la mia base, ovvero finisco con l'illuminante. Io uso quello della Wicon. Prego, in Dio. Io che sono più via, ragazzi. Basta, faccio più via. Allora, sono andata a fare punti luce qui e qui, qui. I punti luce che io intendo fare non sono questi, Adesso non farei i punti luce. E vi aiuterò con questa malattia. Perché sinceramente non so come fare a fare punti luce così fini. Però fino a ragazzi, se non avete questo punto, adesso faccio inizio con il bello. Cioè il collo. Pensate se Dammi non va più via. Che bello, la vediamo nel video tutta rosa. I punti luce non sono davvero molto carini, però non sono una maga. Ma questa è mia. Ma non farlo tutta la faccia, perché è come se lo stai facendo su tutta la faccia. Allora, io adesso vado con un po' di mascara, anche se ce l'ho già, così comunque saranno un po' più evidenti le mie ciglia. E io vi consiglio tantissimo questa mascara di Essence. Bye bye Pantheid. Perché è tipo miracoloso. Miracoloso è la magia. Ora ragazzi, uso questo. Io adesso devo passare le labbra e penso che utilizzerò semplicemente un gloss. E utilizzerò questo qui, sempre di Essence. Tutto di Essence. Mi sta bruciando la faccia. Questo gloss l'ho comprato oggi. Come l'eyeliner della Dani, e devo dire che è molto molto carino. Ok ragazzi, il nostro trucco è finito qua. È vero, il nostro trucco è finito qui. Io ho fatto questo qui con il ragnetto e le labbra col gloss fucsia. Io invece ho esagerato un po' di io il mini pizzichino, cioè. Però dai, non è neanche uscito così male alla fine, devo dire molto molto carino. Non so se andrà via, ve lo faremo sapere a fine video. Ecco. Un piccolo dietro le quinte per vedere se Dammi creerà. Speriamo che il nostro video vi sia piaciuto. E ciao ragazzi! Buon Halloween! Allora ragazzi, Dammi è un po' in crisi perché guardate, si sta struccando di mano. E pian piano stiamo facendo andare via il trucco di Dammi. Guardate un po'. È un po' difficile, però pian piano.